Civiltà della Terra. Siamo stati prescelti. Alcuni sono stati scelti per la loro abilità, altri per la loro forza. E qualcuno, per caso. Il nostro viaggio nello spazio profondo è stato lungo e silenzioso. E finalmente si è concluso. Ora guardiamo per la prima volta il nostro nuovo mondo. Il nostro destino ci attende su queste rive aliene. Un nuovo inizio per l'umanità. Bentornati in Super Diretta, nuova Super Diretta, nuova, perché abbiamo cambiato ulteriormente formula in base ai vostri feedback, in base a un po' di valutazioni. Perché? Ci avete chiesto più Super Dirette durante la settimana, la pausa caffè sta andando molto bene, ci avete chiesto anche di andare un po' più tardi in diretta con il gioco specifico, quindi abbiamo deciso di ricambiare formula. Non ci sono soltanto io a far tutto, c'è Pierpaolo con me, che vi giocherà e vi illustrerà Civilization Beyond Art. Ciao a tutti. E ma c'è anche una novità importante che dovrebbe aumentare la qualità della super diretta, perché con noi oggi c'è Simone Tagliaferri, collegato a livello telefonico. Ciao Simone. Ciao a tutti. Simone, ecco qui, vedete questa bella immaginona? Sta al telefono lui, esatto, quella foto. Sta fermo al telefono con quella foto tutto il tempo. E non batte le palpebre perché gli mettono le cose finte. Il bello è che io non so quale foto avete scelto. Non ti preoccupare. Non è ti quella preoccupare. Che stai nudo, Simone. Esatto. Ah, ok, pensavo quella che vestito. Sarei vergognato profondamente di essere vestito nella prima super diretta, vai. E Simone ovviamente ha seguito il gioco, ha recensito il gioco di Firaxis Sid Meier con un sonoro 8.8 e ovviamente grazie a lui approfondiremo nel dettaglio il titolo, proprio lo sviscereremo e risponderemo a tutte le vostre domande che arriveranno ovviamente tramite Twitter con il nostro account @multiplayerit e hashtag superdiretta e in chat che stiamo seguendo. Quindi questa nuova formula che cerca di dare maggiori salto al gioco, che ci permetterà di fare più super dirette durante il corso della settimana, oggi Civilization, domani Bayonetta 2, rimarrà il sondaggio nel quale sceglierete i titoli che vi interessano di più, ma cercheremo appunto di coprire a 360 gradi tutti i titoli più importanti, insieme poi a pranzo con e assieme anche alla pausa caffè, dove è un momento un po' di interazione assieme a voi. Quindi super appuntamento live durante il corso della giornata su multiplayer.it. Allora, io partirei subito con le domande mie a Simone. Simone, allora, Civilization 5 ormai è uscito da un po'.
E ovviamente Beyond Art cambia completamente l'ambientazione. Può essere considerato un seguito spirituale di Alpha Centauri? No, no. È più un seguito di Civilization 5 che di Alpha Centauri. Te lo spiego in questi termini. Alpha Centauri era proprio una rottura rispetto allo schema Civilization, cioè aggiungeva tante cose in più, cambiava tante carte in tavola. Era legato a Civilization 3, mi sembra. Sì. Ok, aggiungeva il terraforming e cose del genere. Beyond Art è in realtà un Civilization 5 riletto in chiave conquista dello spazio. Quindi l'interfaccia è rimasta praticamente identica. Tante funzioni, tanti schemi di crescita della civiltà, di spionaggio, della diplomazia sono rimasti anche a come hanno ammesso gli sviluppatori, sono rimasti uguali. Mentre hanno variato tutto ciò che riguarda il rapporto tra la crescita della civiltà e il pianeta alieno. Quindi in Civilization all'inizio c'erano le civiltà barbare che comunque sì. sia rompevano le palle al colono che girava. Si possono dire parolacce, insomma, per diretta? Sì, senza bestemmiare. Però rompevano il cazzo va benissimo, cioè, quello è il tuo problema. Perfetto. Mentre qui ci sono dei gruppi alieni che popolano la mappa e con cui bisogna entrare in contatto per ottenere determinati anche risorse, diciamo vantaggi, risorse o anche al semplice scopo di pulire la mappa per avere dello spazio per costruire nuove colonie, anche se poi entrano in gioco tutta una serie di fattori diversificati rispetto a Civilization che rendono centrale questo aspetto del gioco. Ok, mentre nei Civilization normali il rapporto con le popolazioni barbare, con le milizie che rompevano le città nella mappa era vissuto soprattutto all'inizio del gioco e nelle fasi avanzate dove si lasciavano liberi dei territori. Qui invece vanno avanti per tutta la partita fino anche a alcuni tipi di vittorie finali. Ok, e quindi tu l'hai definita quindi una sorta di seguito, spin-off, grande espansione. Ho letto ovviamente il tuo articolo, il voto è importante. Ovviamente il fatto che comunque non rappresenta una rottura importante rispetto a Civilization 5 ovviamente ti porta a vederlo più come una grande espansione. Il titolo costa 45 euro, giusto, su Steam? 44,99? Sì. Esatto, poi al di là dei canali alternativi dove prenderlo che paghi un po' di meno, quindi comunque viene venduto come un titolo full, un titolo al 100%. Ho visto che in realtà non occupa tanto spazio su disco fisso, poco meno di 3 GB. E chi ha giocato Civilization 5, come ci si trova con Beyond Art a livello di interfaccia? Si trova subito a casa, suppongo. Allora, appena avvi il gioco ti chiede se vuoi seguire il tutorial o avere consigli da parte dei vari ministri. Io l'ho disattivato subito per vedere se mi sarei ritrovato bene con l'interfaccia. È identica. Cioè, se hai giocato Civilization 5 per svariate ore, avviando Beyond Art ti troverai assolutamente a casa. Cioè, non c'hai una minima difficoltà di inserimento in gioco. Faccio anche, scusami Simo se ti interrompo, vai. Addirittura quel tutorial, ho visto, è ancora più furbo, perché ti dice se vuoi avere rudimenti di Civilization o ti bastano i rudimenti di Beyond Art. Ti fa addirittura questa doppia domanda, o se non vuoi avere niente, punto e basta praticamente. Quindi per chi conosce Civilization ti dice quelle 5 cose in croce che ci stanno di differenti e stop praticamente. Sì, perché praticamente poi in realtà i rudimenti di Beyond Art sono quelle differenze minime, però in realtà un giocatore esperto di Civilization anche semplicemente guardandole capisce che cosa... quali sono gli aspetti che influiscono sulle novità. Per esempio c'è, è stata aggiunta la salute, che indica la salute della popolazione, cioè, e che varia a seconda del numero di città possedute e della quantità di miasma e intorno nelle varie caselle. Ok, che stiamo mostrando proprio in questo momento. Anche okay. Se tu non lo sai, però lo stiamo facendo. Credici. Ci credo. E senti, però assolutamente, quindi ci si trova subito a casa, ma ribadiamo che il gioco è fruibile anche senza Civilization 5, nel senso si compra stand alone. E secondo te quanto si perde però a questo punto se non si è giocato, o quanto si guadagna, perché magari per chi non ha giocato Civ 5 è ancora più nuovo, no, come gioco, più come interfaccia, come tutto. Ma
sai, cioè, alla fine sembra quasi che c'è una continuity, no? Finisci Civilization 5, parti per lo spazio, avvii Civilization Beyond Art e stai nello spazio. Okay. Effettivamente fai quel... cioè, non perdi niente in realtà, però la continuity, se hai giocato tanto a Civilization 5, cioè, ti sembra di star continuando quello che hai fatto nel gioco precedente, ok? Ok. Anche perché c'è nessun rapporto diretto poi. Sì, anche perché poi in realtà adesso, quindi tu consigli anche magari se si riesce a trovare Civ 5 di prenderlo, a parte che spesso e volentieri fa parte delle Steam Sales, quindi comunque si trova davvero a due spicci o quasi, e quindi comunque ci può stare, dici, anche proprio a livello di continuity, quindi di conseguenze, di partire col classico Civilization e poi andare verso lo spazio. Sì, no, a parte che era un gioco bellissimo, insomma, è uno dei capitoli più innovativi della serie, penso dal... secondo capitolo, insomma, che ha introdotto tantissime cose che si ritrovano anche in Beyond Art. Quindi se lo trovate a due soldi su qualche saldo di Steam, prendetelo con tutte le espansioni, ne sono uscite un gozzigliardo per estendere, vale, certo. Senti, allora Pierpaolo sta mostrando in questo momento le virtù. Cosa ci dici su questo aspetto del gioco? Cosa permette di fare? Ma ce le ha belle sviluppate? No, no. Appena iniziato. Lo sai che sono un uomo senza virtù. Quindi le virtù, beh, sono quattro alberi delle abilità, traduciamole in questo modo, right. Insomma, accumulando cultura si possono sviluppare queste virtù che riguardano quattro aspetti della gestione della civiltà. Mi sembra, adesso vado a memoria, con la mia pessima memoria. Forza, prosperità, conoscenza e industria. Ok, il lato militare, il lato culturale, il lato produttivo e quell'altro lato, quello di espansione, diciamo, quello di crescita, il lato della crescita della civiltà. Sono importanti perché in base alle virtù che fai crescere cambiano debolmente le fasi avanzate del gioco. Non te ne accorgi tanto nelle fasi iniziali, quindi è probabile che in quello che farete nella super diretta morto nel frattempo sì Simone. Sì, super diretta, ed è morto Simone. Comunque quello che stavo dicendo, esatto, noi tanto qua avete visto che hanno fatto subito una prima richiesta, siccome sto portando in giro il mio esploratore qui a scavare su questi manufatti che bisogna ricercare praticamente, che portano anche a delle missioni, avete visto che in pratica ho fatto girare il chiccherone all'uomo di Freeland qui e mi ha detto, se non la devi smettere con questi cavolo di scavi, mi ha già fracassato le palle, quindi vattene altrove. Io gli ho detto, guarda, puoi tranquillamente queste minacce puoi farle a tua sorella, io continuo a scavare. E lui ha detto, ok, questa cosa porterà, vuoi proprio essere sicuro che porti un'escalation, quindi. Simone è tornato, vero? Ti conferma? Okay. Sì, mi sembra un po' come gli operatori telefonici che dopo 8 minuti buttano giù la connessione per farti rifare lo scatto della risposta. Perché ci è capitato anche prima lo stesso esatto minuto. Ah sì? Sì, sì, quindi... è Microsoft che stacca le cose. Stacca perché è troppo pagamento. Allora, come sempre vi invito ovviamente a mandare le vostre domande al nostro account Twitter. Approfittate di Simone, che davvero conosce vita, morte e miracoli della serie e di questo gioco specifico, quindi multiplayer IT hashtag super diretta, e noi cercheremo ovviamente di rispondere a tutte le vostre curiosità, anche se avete bisogno di consigli su come cominciare il titolo, se giocarlo come prima cosa o altro. Infatti Stefano Flores ci chiede se il gioco è fruibile anche su chi su PC ha giocato soltanto Age of Empires, che è però uno strategico in tempo reale. Qui siamo a che fare con uno strategico a turni. Siccome a te piace tanto, Simone, a livello filosofico, secondo te qual è la differenza tra i due generi? Nel senso, questo ragazzo ha sempre giocato Age of Empires, sarà un fan. Per farsi piacere anche i turni. Age of Empires in realtà fu presentato all'epoca come un Civilization in tempo reale, perché inseriva nel gioco la crescita della civiltà in una struttura da strategico a turni, che era, diciamo, un mix inedito per l'epoca. Secondo me, se non hai mai giocato uno strategico a turni, Civilization è il punto di partenza giusto, anche se è abbastanza complesso, e ti spiego perché. Perché comunque è il meglio che il genere abbia da offrire, ha una serie di strumenti che introducono anche i giocatori nuovi all'interno della partita, che magari altri giochi non hanno. Per esempio, se faccio un confronto con Endless Legend, che è uno strategico a turni uscito di recente, che ho sempre recensito io e che ho anche consigliato come alternativa nella recensione di Civilization, però è più complicato l'ingresso in quel gioco. Perché? Perché comunque il tutorial è meno sviluppato, tante cose vengono lasciate un po' date per scontate, cioè
si pensa che il giocatore che avvia il gioco già conosca il genere, mentre Civilization non lo dà per scontato. Ti mette a disposizione la Civilopedia, che è una specie di mega enciclopedia con tutte le informazioni del caso che servono per conoscere ogni aspetto. Ti dà dei tutorial su più livelli, come ha spiegato prima per Paolo, e quindi sì, sarebbe perfetto, insomma. In chat dicono, Luke Sky dice che secondo me Age of Empires è a turni nascosti, sono nascosti i turni, ma in realtà come meccaniche ci siamo, è abbastanza rilassato rispetto a altri strategici, poi ci sono i strategici super frenetici che sono tutto altro livello, su larga scala, e poi dice che solo i Bimbo Minchi Online ti costruiscono le torrette in mezzo al villaggio, quindi comunque dal suo giudizio abbastanza preciso e specifico, quindi comunque possiamo consigliare a Stefano di giocarlo anche se ha giocato soltanto Age of Empires, magari partire proprio da Civ 5 che tanto costa di meno, così si fa anche un'idea. Sì, se piacciono se intrippano gli strategici a turni, se si vogliono provare, sì, Civilization è la via, insomma. Io stesso ho iniziato a giocare agli strategici a turni col primo Civilization. Ok. E poi infatti c'è questa sindrome che viene chiamata quella del turno ancora, nel senso che tu mi dici vabbè, adesso per smettere, vabbè, gioco un altro pochino e ti ritrovi a fare altre 3 ore di gioco tranquillamente. Senti, no, ovviamente altre 12 ore di gioco anche fino al mattino. Senti, ma quindi anche Beyond Art ovviamente entra in quest'ottica, nel senso la qualità è eccezionale comunque, al di là di questi déjà vu o comunque continuità rispetto a Civ 5, giusto? Sì, assolutamente, cioè quando entri nel loop delle meccaniche di gioco ci puoi passare anche ore, giorni, notti e così via, insomma, cioè, c'è gente che ci ha perso i capelli. Ogni riferimento è puramente casuale. A due persone pure. Pietro, pure tu ci hai perso i capelli su Steve. Guarda, il 5 non tanto, ma il 4 l'ho giocato, boh, 200.000 ore probabilmente. Sì. Che poi in realtà le partite, correggimi se sbaglio, a Civ, che anche io in realtà ci gioco abbastanza, possono durare anche poche ore. Se sei proprio un pelé oppure prendi una sottocosa, veramente puoi subito raggiungere l'età dell'oro, nel caso dei vecchi Civilization. Però anche la cosa figa è anche ricominciare e prendere un'altra strada, giusto? Guarda, sì, in realtà adesso è molto più configurabile rispetto alle prime versioni, quindi ti puoi fare anche una partita con una mappa più piccola, meno avversari, che comunque si risolve in poche ore. Quindi tecnicamente, per chiunque ci abbia tempo, cioè per qualsiasi disponibilità di tempo, va bene. Comunque, vabbè, si salva, si riprende da dove si è lasciato la volta precedente, se va alla grande. Quello non è un problema a questo punto. Magari è un problema per l'online. Sì. Ecco, cioè, se giochi online che non c'hai tantissime ore a disposizione, una partita che può durare anche fino a 24 ore diventa complicata. Lì come funziona l'online? C'è la struttura. Se la partita dura, devi giocare tutta fluida, c'è qualche sistema che ti permette di ridurla, di fermarla, di ricominciarla, o comunque devi giocarla tutta fluida? Ma in realtà puoi riprendere la partita con chi l'ha interrotta dal punto in cui l'avevi lasciata. Okay. Solo che ovviamente i strategici a turni hanno sempre avuto il problema che non sono mai stati ideali per l'online. Infatti tanti, per esempio, hanno introdotto anche possibilità di giocare tramite mail. Okay. A turni differiti con sistema sincroni, quindi sì, con sistema sincroni per favorire proprio il fatto che comunque le partite durano tanto. È inevitabile, cioè, hanno provato in mille modi a fluidificare un po' lo stesso Civilization. Le ultime versioni sono molto più fluide rispetto a quelle alle prime, però diventa comunque complicato, insomma, da questo punto di vista. Valdraxis chiede che fazione ha scelto Pierpaolo. Mi fa una domanda meravigliosa a cui non saprei rispondere, perché quando ho messo il gioco ora non mi ha fatto scegliere nessuna fazione. Se perché hai tutto. Cominciato il gioco senza personalizzarlo. Esatto, ho messo il gioco ora che fa tutto random praticamente. Se vai nella schermata diplomatica te lo dice. Allora, andiamo a vedere la schermata diplomatica che è il mondino. Sì, esatto. Sì. Allora, sono Hutama. No, io sono Daumich Susha, cooperativa panasiatica. Sono un panasiatico, poi ho la federazione slava che prima era quella che si era incazzata tantissimo, la Franco Iberia eccetera, cioè tutti neutrali tranne quell'altra che era un po' più infastidita. Per ora sono a punti 49, sono dietro soltanto al Commonwealth del Pacifico. Senti Simone, da questo punto di vista quanto è personalizzabile Beyond Art quindi? A livello di personalizzazione all'inizio si possono scegliere delle linee guida generali.
Diciamo che c'è a livello di personalizzazione di tutti gli altri Civilization, quindi scegli magari alcune caratteristiche tipiche di una fazione, dei bonus in scienza, nell'aspetto militare, nella crescita e così via. Puoi scegliere la dimensione del mondo, il tipo di geografia, quindi se vuoi un mondo con continenti più grandi e meno male, vedere poi se vuoi, non è vero, le cose così. Altrimenti, come ha fatto per Paolo, clicchi su inizia partita, genera tutto a caso e giochi quello che ti ritrovi. Cioè, cambia pochissimo da questo punto di vista. Poi la personalizzazione la dai più mentre giochi, abbracciando le filosofie e selezionando le virtù, filosofie o allineamenti, insomma, o affinità, come le chiama il gioco, che è l'aspetto fondamentale. Adesso lo vedrete di meno, perché nelle fasi iniziali è molto più superficiale come aspetto rispetto agli altri. Sboccia tutto nelle fasi avanzate. Tutto ciò che fate all'inizio ve lo ritrovate dopo, insomma. Ok. Il gioco, tra l'altro, ovviamente è tutto in italiano tradotto, perché altrimenti sarebbe inaccessibile per tanti videogiocatori. Ci sono soltanto le varie fazioni che, quando parlano i tizi, quei 4 secondi in croce, parlano nella loro lingua madre, fondamentalmente. È giusto così. Ci sono anche gli italiani? O non ci sono? No. Mazza, c'è la federazione slava e non hanno fatto la, non lo so, la dittatura italiana, non l'hanno fatto. Nello spazio. Il futuro prevede che la nostra lingua sia completamente distrutta. Vinceranno gli slavi? Vinceranno, è evidente. Parliamo tutti inglese, slavo, chissà cosa. Qual cinese. Vabbè, cinese sì, fra un po' dovremmo impararlo tutti, forse. Senti, Simo, quindi può essere considerato, anche per far capire meglio magari a chi è meno avvezzo al genere, ci mancherebbe, una sorta, anche quindi crescendo con tutta questa personalizzazione, quasi un sandbox, nel senso che ogni partita che fai può essere differente dall'altra, veramente è possibile fare cose completamente differenti al netto ovviamente di pezzi base che sono stessi. Assolutamente, guarda, l'ho giocato per la recensione seguendo tutte e tre le affinità, cercando di contaminarle il meno possibile, perché poi in realtà tu puoi scegliere anche di seguire un'affinità, maggiormente un'affinità, ma di avere punti anche nelle altre, proprio per vedere le differenze. Invece le ho seguite nel modo più pulito possibile, e arrivando verso il 300° turno sembra di giocare a degli strategici completamente differenti. Cioè fai cose enormemente differenti a livello di gestione. Per farvi un esempio, prima ho parlato della maggiore presenza dei militari se si segue la supremazia con le virtù militari. Se invece seguite l'armonia, quindi l'affinità con l'armonia, ma con le virtù scientifiche, non combattete quasi per niente. Cioè, ti viene incontro. Gestite tutto a livello di conoscenza, di ricerca e di diplomazia, se avete sviluppato quell'aspetto. Cioè, veramente da questo punto di vista fate quello che volete. Lo potete affrontare come volete, ci sono, mi sembrano, una decina di finali differenti che richiedono comportamenti enormemente differenti per andare avanti. Ok, quindi comunque grande personalizzazione, anche questo è successo. Perciò dicevo prima, a me è capitato in Civ 5 di anche finire una mia partita in 15 ore, poi di farne un'altra che mi durava potenzialmente 50-60, a seconda di dove andavo, come andavo, la mappa che sceglievo, cosa volevo fare durante il gameplay vero e proprio mentre giocavo. Quindi davvero, da questo punto di vista, ovviamente è un genere che vende anche bene in realtà, perché io ho visto anche le statistiche su Steam, è uno dei più giocati, è stato Civ 5. Beh, 5 milioni di copie ha venduto, contando anche i saldi. Esatto. Però e poi in maniera forse sbagliata viene definito di nicchia. Forse di nicchia per il mainstream classico, ovviamente giocatore multipiattaforma, consolaro, oppure che gli piacciono gli action. Però in realtà poi se vai a vedere, come hai detto bene tu, vende tantissimo. Poi se ha venduto più di The Last of Us, cioè che non è la critica della The Last of Us, no, però per dire che non è di nicchia, insomma. Forse si vendono, forse di nicchia più di nicchia a livello marketing, nel senso che è difficile vendertelo, fartelo vedere spesso e volentieri, perché ovviamente questi giochi li devi giocare, non è che puoi farli vedere in dei trailer troppo estesi o altro, giusto? Magari forse da quel punto di vista, concettualmente, in realtà poi lo giocano in tantissimi. Sì, no, anche perché ve ne renderete conto anche giocandoci, cioè c'ha dei momenti abbastanza morti, per esempio registrando la sala giochi, che non so quando uscirà stasera. Era una difficoltà perché tante cose le facevo velocemente per non creare dei momenti morti, perché giustamente uno strategico a turni non c'ha scene d'azione che puoi mostrare al grande pubblico. Certo.
Però è giocatissimo. Quindi è meno spendibile a livello video, ma tanto spendibile a livello personale, che lo giochi davvero decine e decine di ore. Ma veramente può portare via anche 1000 ore, insomma, dura qualcosa. C'è gente che lo fa. Io vedevo i commenti sotto la scheda di Steam, gente ha giocato 822 ore. Porca vacca, cioè. C'è gente che probabilmente gioca solo a questo, ovviamente. È quel tipico gioco che magari il videogiocatore, cioè chi lo gioca non è un videogiocatore classico a tutto tondo, ma gioca soltanto a questo, magari. Ogni volta che ne esce uno, il resto viene messo in disparte e si gioca soltanto a questo tipo di gioco. Sì, poi magari ti compri tutte le espansioni proprio perché comunque sai che danno un valore aggiunto, ti piace giocarci e quindi spendi su quello e basta. Certo. Allora, Bucefalo, che innanzitutto dice che finalmente per Paolo può giocare tranquillo, esatto, spavaldo. Esatto, un gioco rilassante. Rilassante, spavaldo, sì, senza farselo addosso come con Alien. Assolutamente. E chiede Bucefalo se è il migliore della saga. No. No, assolutamente no. Ovviamente pesa il fatto che sembra essere una grande espansione, no? E quindi non c'ha, come dire, le qualità o le spalle così larghe per dire questo è il miglior titolo di Civilization. Sì, dimmi. No, no, vai, dimmi. No, dicevo, se devo dare una classifica, potrei mettere al primo. Vabbè, il primo è sempre il primo, vabbè, per una questione onorifica, insomma. Poi come innovazione metterei Alpha Centauri, Civilization 5 e poi via via discorrendo. Cioè è bellissimo, però non è tra i migliori perché non è uno di quelli che innova di più. Certo, da questo punto di vista assolutamente. Però Bucefalo quindi chiede, non sono un grande amante della saga, suppongo. Oppure in generale a letto non è un grande amante. Non è un grande amante, lui. Però almeno ne prende coscienza. Esatto. Dico, già tanto vuol dire tanto quello. Ci teneva a farcelo sapere. Esatto. Mi consigliate di iniziare da questo? Sono arrivati pure gli africani, oh. Ci stanno tutti, eh. Sì, arrivano per ultimi gli africani, un po' razzi, no, scherzi. Con l'astronave un po' rotta, esatto. Sì, perché no? Cioè, se ti intriga lo spazio, cioè, come dicevamo prima, Civilization 5 crea una continuità se gioca prima Civilization 5 e poi questo. Però se ti intrippa l'idea dello strategico a turni fantascientifico, puoi iniziare anche da questo, perché no? Ok, quindi ci sta anche in base quindi più alle ambientazioni. Sì, che sì, altro. Perché... Ok. E Valdraxis dice: a livello di novità, ciò che colpisce l'occhio è il miasma. Che rompe il cazzo a dei livelli inverosimili. Ecco, quanto davvero incide sul gameplay sto miasma? Allora, incide incide perché lo hanno reso non solo un fastidio all'inizio, ma anche una risorsa più avanti nel gioco. Perché adesso Pierpaolo, ovviamente mandandoci sopra un'unità, perderà 10 punti ferita a turno, bestemmiando perché non ci può costruire sopra, altrimenti tipo i lavoratori muoiono in modo indegno. Però sviluppando alcune tecnologie e con l'affinità armonia, il miasma addirittura curerà le truppe automaticamente, lasciandocele sopra, senza neanche doverle fortificare con l'opzione cura. Quindi ovviamente incide a prescindere dalla fazione scelta. Magari se scegli purezza, che richiede tenere di essere un po' nazisti, cioè di mantenere una purezza della razza umana, sì, diciamo, esatto, così. Di non piegarsi al nuovo paese, al nuovo alieno, insomma, di distruggere il pianeta alieno e farlo diventare una specie di nuova terra, allora si tenderà a ripulirlo e a toglierlo di mezzo. Se si sceglie l'affinità con le altre due filosofie, si potrà mantenere perché darà dei vantaggi e diventerà indifferente, cioè ci si potrà passare sopra senza malus, ci si potrà costruire sopra, addirittura ci si potranno fondare delle città, quindi no, quindi figurate. Quindi comunque è importante sia a livello visivo che realmente nel gameplay. Se divento troppo prolisso, dimmi. No, come no, tu anzi, più parli meglio è, più ci dà informazioni che magari non possiamo mostrare in pochi minuti, meglio è sicuramente per chi è interessato a questa super diretta. C'è Luke Sky, che poi ovviamente anche lui è molto fan di questo genere di giochi, parlava anche del doppiaggio, appunto, detto che in questo caso per fortuna è in italiano, e ha fatto l'esempio invece con Crusader Kings,
che è molto più complesso e non si sa cosa gli è successo, ha avuto un mancamento ed è inglese e quel gioco davvero è complesso. A me per esempio Civ piace tanto, quando andiamo a sconfinare in Crusader Kings e compagnia vorrei spararmi perché è davvero di una complessità enorme, veramente lì ci devi dedicare tutta la tua vita probabilmente per goderselo a pieno. Però piace anche quello, ovviamente, quello forse un po' più di nicchia. Sì, no, quello è... quello non lo traducono perché comunque vende bene, ma non da noi. Sì. E quindi magari tradurre quella mole di testo gli costerebbe 100-200 mila euro e ci avrebbero problemi, diciamo, a fare rientrare poi, a giustificare il costo. Certo. Sicuramente sono titoli talmente di nicchia che se lo compri è perché sei talmente appassionato che superi anche lo scoglio dell'inglese. E loro partono da questo presupposto, insomma, però ecco, è molto differente perché è anche molto meno dinamico. Lì fai delle scelte più inerenti al governo, ma anche tipo che so, fai sposare la tua figlia con il governante di un'altra nazione. Sì, c'è una microgestione enorme là. Sembra molto il Trono di Spade dal punto di vista dello svolgimento della partita. Infatti molti hanno considerato quei giochi, i giochi Paradox, come la vera trasposizione del Trono di Spade. Non vorrei dire cazzate, c'è stata anche la mod sul Trono di Spade? O non mi ricordo. Sai che ufficiale non credo, però... Scusa, Salatiello non aveva fatto una recensione su qualcosa legato al Trono di Spade di sì, questi giochi qui? Mi ricordo che c'era qualcosa, ma non so sicuro che era quello. Crusader Kings 2? Non me lo ricordo, non era un Mount & Blade? Secondo me non era un Mount & Blade. No, Mount & Blade sicuro no, ma però ho dato questa perla, mi compiace, altrimenti ho detto una cazzata, vado a vedere adesso mentre parli la tua prossima cosa. E c'è sempre legato a questo fatto, quindi lunghezza, tempo che bisogna dedicare a Civilization. Allora c'è Iskandar che dice: sempre adorato Civ, ma non ho più tutto questo tempo per giocarlo, non parliamo poi dell'online. Realisticamente, a parte ovviamente che è un gioco che assolutamente ti succhia via la vita e tante ore, però se uno non c'ha tutto sto tempo, è possibile giocare Beyond Art secondo te oppure è sprecato? Cioè tanto tempo, anche tipo una sessione di due ore soltanto, un'ora, non lo so. Allora, se c'hai da dedicargli anche un'ora al giorno può andare bene se t'accontenti, insomma. Hai visto? Scusatemi se vi interrompo, c'è Utama che mi ha appena fatto un pompino. Ha detto. Sì, mi ha appena detto abbiamo lo stesso, condividiamo lo stesso approccio verso la vita aliena e ci vogliamo bene. Quindi... Ah sì sì, perché praticamente sviluppando affinità poi diventerai amico con le civiltà che hanno la tua stessa affinità, con le fazioni che hanno la tua stessa affinità, e le altre invece le diranno un brutto stronzo, hai sbagliato tutto, devi morire. Però non gliene frega un cazzo, comunque gli sto provando a chiedere anche solo il diritto di passaggio, ma proprio non gliene può fregare di meno. Ha detto sì, abbiamo la stessa affinità, però gli ha dato fastidio il fatto che prima gli ho scavato in casa con la spedizione, quello lui se l'è segnata, se l'è legata al dito e non c'è stato verso di farlo, di migliorare quella cosa. E se non gli offri pure, se state sullo stesso livello e non gli offri pure l'ano, non c'è niente da fare. Niente. Bene, bene. Buono a sapersi. E dicevi Simone, quindi se ti accontenti, cioè nel senso che poi ti viene voglia dopo un'ora di dire ma perché devo chiudere se voglio fare. Dipende da te, cioè nel senso come gestisci il tuo tempo. Se pensi che per te un'ora vada bene, sì, perché no, anche Civilization 5 con un'ora si fanno parecchi turni, magari automatizzi certe cose, tipo i consigli dei ministri o il lavoro dei lavoratori, quelli che comunque migliorano le caselle, e giochi tranquillamente, non selezioni il massimo livello di difficoltà che richiede un impegno un po' più... C'è una cosa importante che dovresti sapere. Una maggiore dedizione, vai bene lo stesso. Ok. Il problema è che dice Iskandar in realtà, perché è un gioco che ti succhia la vita, per questo non posso più non posso farmi ammaliare più da sto gioco, quindi è consapevole in realtà e ha paura di ritornare nel vortice. E fare le nostre. Ci stanno pure i perk per le unità, vedo, perché mi dice che se miglioro il soldato gli sblocco un perk come a Call of Duty, quindi ci sono innesti da Call of Duty. Quello perché hai ottenuto un punto affinità. Mi fa ridere che ci siano i perk, dico, come cosa che ti piazza. Sì, praticamente l'unica forma di miglioramento dell'unità è quello, cioè ottieni punti affinità e sblocchi unità, cioè fai avanzare l'unità. Secondo me l'hanno fatto per aggiungere un po' di varietà, perché non avendoci la possibilità di mettere, che ne so, le unità quelle antiche che si usavano in Civilization, tipo i Phalanx o quelle cose così, hanno creato varietà all'interno delle stesse unità legandole alle affinità. Ok. Mi fa ridere che è passato il turno e mi ha chiesto lui se voleva fare l'accordo di cooperazione con me. Prima quando glielo ho chiesto io, no. Poi evidentemente ci ha dormito su e ha detto: ci ha dormito la notte, ci ha dormito un turno. Ci ha dormito un turno e ha detto: quasi quasi lo fammo sto accordo insieme. Che guaio, va. A cosa porta l'accordo di cooperazione con Ciccio Salsiccio?
Gli accordi diplomatici servono per la vittoria diplomatica, no? Ah, solo cioè, per quello, l'accordo di cooperazione basta, quindi. Lì per lì ti serve magari per ottenere risorse, per ottenere vantaggi quando crei linee commerciali e così via. Però poi alla lunga devi cominciare a ottenere favori per poter avere la vittoria diplomatica. Ah, okay. Cioè magari gli dai risorse per favori, lui è più portato a darti favori se c'avete accordi e quindi sei facilitato ad avere quel tipo di vittoria. Ok, ok. Poi ovviamente se vai in guerra magari ecco se c'hai un accordo con lui te lo porti in guerra insieme a te per attaccare un nemico comune, cose del genere. Infatti si stanno ammazzando anche in chat da questo punto di vista. Rost Tishin, no, dato è un casino. chiedere della localizzazione, com'è? Innanzitutto ottima. Ottima. Sì, sì. Tu che poi sei anche un po' dentro questa parte qui, lo sviluppo, costa tanto localizzare un gioco del genere che ha muri di testo? Allora, Civilization se lo può permettere, sì. Perché comunque sì, costa più testo, cioè, infatti mi faceva ridere tipo i giochi del ruolo tipo Westland 2 che poi ricorrono alla traduzione amatoriale perché alla fine si trovano con milioni di caratteri di testo e per farli tradurre sono anche diverse centinaia di migliaia di euro. Sì, okay. Quindi ci sta. Cioè, calcolare delle traduzioni si pagano a parola. A parola, ok. Quindi perciò in America utilizzano sempre le parole. A me dà fastidio, a me piacciono più i caratteri. Però effettivamente i programmi americani parlano sempre di parole, effettivamente. Di sì, words. Perché comunque è la misura standard per i costi di traduzione. Quindi i tedeschi vanno meglio, visto che scrivono tutto attaccato. Cioè risparmiano sulle parole, perché certe volte le parole tedesche sono immense e lunghe. Non capito. Sì. risparmiano sempre i tedeschi. Esatto. Senti, allora io confermo che c'è la mod di Crusader Kings 2 Game of Thrones. Io me lo abbiamo anche recensita comunque con. Sì, sì, non me lo ricordo anche io fatto recensione. Mi ricordavo che era Mountain Blade, non so per quale motivo. Quindi ci sta, ovviamente, veniva naturale farla anche una mod di Game of Thrones. Senti, per quanto. Dimmi, io non ho capito solo una cosa. Sì, sì. Domande sul gioco. Sì, ho visto che ho creato il convoglio commerciale. Gli ho detto di andare con la base X. Dopo gli ho detto che lo volevo fare con la base X. Mi è scomparso praticamente. Ma ci mettono tipo 60 turni prima che si abiliti. No. Praticamente per tutti i turni in cui attiva la linea commerciale tu ottieni i vantaggi che erano indicati nella tabella. Se vuoi vedere la linea che segue il tuo convoglio, in alto a destra, accanto alla minimappa, c'è un occhietto che ti permette di attivare delle opzioni di visualizzazione. Sì, sì. Tra queste c'è anche la visualizzazione delle linee commerciali, sia terrestri che marittime. Ok, io ho visto quella commerciale, ma quindi cos'è? Devo aspettare che il convoglio ritorna fisicamente, in pratica? Quando ritorna fisicamente gli puoi cambiare linea commerciale, oppure se te lo distrugge qualche... Ma io adesso non lo vedo più sulla mappa, è normale il fatto che io non veda più nessuna parte. Qualche movimento dovresti vedere. L'ho visto solo all'inizio, poi dopo non l'ho più visto. Vabbè, dopo è normale, normale. Ok. Allora, sempre Iskandar dice, anche in questo c'è la possibilità di ottenere fondi degli alleati a costi spropositati. Sono morto. Fondi degli alleati a costi spropositati in che senso? Cioè, forse in cambio di accordi pagando molto, dei soldi molto svantaggiosi. Sì, sì, dipende che risorse cerchi. Per esempio, le Xenomassa costa uno sproposito. Ti chiedono sempre mezza nazione per darti 3 punticini di Xenomassa che serve per alcune turni. Truppe, c'è la stessa cosa al titanio e così via. Se no gli rubi, mandi le spie e gli rubi, insomma, fai è meglio, no? Cioè, quando attivi il centro di spionaggio puoi dare degli obiettivi alle spie a seconda della città in cui le hai inviate e tra questi c'è anche la possibilità di rubare risorse tipo energia, scienze e cose del genere. Dipende da quello che chiedi, il rapporto che hai con la civiltà a cui chiedi e così via, e anche il tuo livello di potenza. Che ne so, se chiedi qualche cosa e non ti viene data, poi gli mandi delle truppe, gli massacri un paio di città e gliela richiedi, abbassa il costo. Giusto così. L'ultima cosa che essere bastardi, che chiedevo è che per esempio adesso non mi fa fare il convoglio commerciale con un'altra città, perché suppongo che c'è il miasma di mezzo, dico bene, è possibile questa cosa qui che non mi fa settare? Se non trova il percorso
percorso con la città, ossia un percorso completamente libero dal miasma, sì, non te lo fa fare. Ok, allora è per questo che questo non riesco a mandare in giro. Quindi in realtà comunque questa novità è abbastanza interessante. Rompe il cazzo, rompe, però dico, nel senso comunque ti dà una varietà rispetto ovviamente a Steve 5. Motore grafico suppongo sia lo stesso, ne parlavi anche tu, identico. Anche perché è difficile migliorare, cioè devi cambiare completamente la skin per fare qualcosa di differente, no? Nel senso, dico, quello è il motore, ha a che fare con strategico a turni, puoi metterci più roba che si dice, come si dice, fancy, no? Animazioni, queste cose qui, però ovviamente già col 5 hanno fatto un bel po' di introduzioni a livello estetico e anche a livello di usabilità. Qui ovviamente cambia completamente l'ambientazione. Non ti piaceva tanto, ho letto, il design degli alieni? Ma è un po' anonimo, cioè sono gli alieni molto anni 70, un po' alla Starship Troopers, cose del genere, però non sono, cioè, sono i classici alieni che tu vedi, dici sì, ok, ma non hanno un grande gusto estetico, insomma, sembrano i tipici alieni da gioco strategico visto dall'alto, che li vede da 7 km, quindi dici sti cavoli, esatto. Li facciamo carini, ma non niente di particolare, insomma. Tra parentesi dicono in chat, oh, questa è una diretta in romanesco, sì, cioè, abbiamo Pierpaolo e Simone, io sono un poco più giù, quindi anzi grazie a questo avremo anche dirette più, come dire, varie in termini di linguaggio, diverse, sì, esatto. Dal nord al sud fino alla Sicilia, al sud estremo, quindi perfetto anche questo. Pierpaolo è il lato più verso il mare, io sono il lato più Roma Sud, insomma. Esatto. Quindi abbiamo anche più più Roma Est, Roma Est, anzi, no, Roma Ovest, Roma Ovest, Roma Sud, c'è anche ancora Est e Nord, quindi esatto. Abbiamo ancora da fare. Tornando al gioco invece, Luke Sky, vorrei un'altra volta una infarinatura di nuovo sul fatto se c'hai già Civ 5 installato, c'è qualche sorta di fusione collegamento tra i due giochi? No. Zero, proprio sono indipendenti. Zero. Non ti fa il check del salvataggio, che ne so, qualcosa. No. Niente, non ti dà nessuna opzione relativa, insomma. Ok, c'è anche qualche inglese in chat. Addirittura? Pare, o qualcuno sta facendo finta di scrivere inglese. Poi vabbè, c'è chi ha scritto in tedesco, ovviamente, perché abbiamo fatto le battute prima su... The cat is on the table! Esatto, lo sappiamo dire più o meno tutti da sto punto di vista. Senti, allora però, ok, bello, gli è dato, quindi giustificami un attimo sto 8.8 a questo punto, abbiamo il recensore, perché 8.8 e non 9.5 quindi? È bello, però se lo confronto a Civilization 5, sicuramente Civilization 5 era l'avanzamento che la serie aspettava rispetto al 4 e anche alcuni aspetti del 3. Okay. Beyond Art è, diciamo... Civilization 5 in chiave aliena, senza granché di innovativo. È bello, ma non è quell'avanzamento che magari è stato Alpha Centauri rispetto a Civilization 3. Okay? Ok, quindi non c'ha grosse, come posso dire, di solito tende a premiare molto l'originalità e l'idea. Ok. Okay? Ho lanciato un'unità orbitante nel frattempo, come avete visto. Perché si possono lanciare l'unità orbitante, praticamente sviluppato questo repulsore miasmatico che ho lanciato in orbita e che praticamente quando raggiunge la sua orbita pulisce dal miasma tutto quello che ha sotto la sua unità orbitante. Però questa è una cosa completamente nuova rispetto a Civilization, la parte questa orbitale non c'era, infatti. Eh sì, aggiunge un altro livello anche sulla mappa, no? Cioè in basso a sinistra, esatto, sì, questo. Okay. Che ti fa vedere tutte le unità orbitanti. Perché c'è una gestione che in pratica non possono esserci unità orbitanti insieme sullo stesso posto della mappa, e quindi bisognerà anche gestire probabilmente un certo tipo di supremazia, suppongo, anche dello spazio a grandi linee. Sì, e poi sbloccherai anche altre unità orbitanti che svolgeranno altri compiti, sia difensivi, addirittura potrai assoldare, diciamo, degli alieni per bombardare i nemici dall'alto. Mazzano. Sì, è una bella gestione quella delle unità orbitanti. Aggiungono cose, le puoi usare in modo abbastanza strategico. Penso più in multiplayer che contro la CPU, perché la CPU è un po' ottusa da quel punto di vista, però è una buona cosa, via. Ok, quindi diciamo, quindi semplicemente in realtà non è che c'ha difetti strutturali, semplicemente non c'ha grosse novità rispetto a un gioco che è uscito un po' di tempo fa e sul quale si basa poi. Sì, diciamo che ecco, l'idea di grossa mod, se hai giocato parecchio a Civilization 5 ti viene comunque, anche perché poi su Civilization 5 avevano rilasciato dei DLC spaziali che hanno anche delle cosette in comune con Beyond Art,
Quindi non è che è proprio un titolo verge e dici oddio che bello, è fresco, è nuovo, eccetera, eccetera. Ti sembra veramente sta a giocare all'altro con delle feature aggiunte anche interessanti, però senza grosse rotture, insomma. Ok, ovviamente chi invece non gioca un po' di Civ da qualche anno, se gioca a questo si trova ovviamente tutte le novità apportate anche da Civ 5 in termini di struttura, gestione, interfaccia e tutto. Ovviamente a lui appare più fresco, ma il giudizio deve essere universale o più o meno soggettivo, ma comunque il più oggettivo possibile, il più generale possibile. Mr. Charles chiede: quali sono i finali oltre a quello diplomatico? Te sono 10? Ah, c'è cioè il finale, mo tutti a memoria. No, no, beh, dico ad esempi, facciamo degli esempi. Sì, no, c'è cioè il finale tipo quello dell'armonia, che è, costruisci una specie di fiore che risveglia il cuore del pianeta, che è tipo un finale ecologico. Aspetta, non mi ricordo come si chiama, però c'è pure un abbastanza di tipologie, figurati, non è che devi dirlo. E poi c'è il finale diplomatico, il finale militare, c'è cioè il finale in cui distruggi completamente la natura del pianeta, c'è cioè il finale aspetta, quale altro è? Beh, c'è il finale in cui un po' la cazzata del mondo, perché l'ho spostata qua e apparentemente mi ha ripulito solamente il mio elenco, che sta gran capo del mondo, cioè si sa perché sta cosa e così via. Poi gli altri vabbè, quindi sono li richiama la memoria, magari ve li dico man mano che li richiama la memoria. Comunque sono una decina. Ok, sono una decina che hanno condizioni differenti ovviamente di... mi ricordo quelli che ho finito per la recensione più okay. Che altro. Okay. Gli altri li avevo letti su le cose, ma no. Cioè, vabbè, giustamente, farli tutti è impossibile. Altrimenti diciamo l'anno del mai con la recensione. Altrimenti lo recensivamo a Natale dell'anno prossimo. Esatto. Allora, siamo verso la chiusura. 45 minuti l'orario ci siamo dati per adesso, poi vediamo, ci tariamo anche su questo. Abbiamo ricevuto anche un po' di feedback. Riccardo è molto contento per il fatto che con la nuova super diretta abbiamo il recensore del gioco in collegamento anche se non è in studio. Quindi per fortuna abbiamo trovato questa soluzione anziché pagare ogni volta il treno a tutti. andiamo in bancarotta altrimenti. Però viene apprezzata, ma giustamente, perché almeno Simone ci ha potuto dare tante informazioni in più specifiche anziché andare attento. E dalla tua foto, Simone, dicono che sembri in estasi, una via di mezzo tra Che Guevara e Padre Maronno, quindi a due estremi. Io non la vedo, essendo nudo. Non è quella la lì vedo. Che guardi, quella là che guardi in alto. Verso l'alto, sì, che sì, è presa sì. Abbiamo rubata in giro. E quindi direi che ci siamo per questa prima diretta. Vi invito assolutamente a lasciare il vostro feedback come richiesto anche magari quando la mettiamo in differita. Grazie tantissimo Simo per averci tolto tante curiosità su Civilization Beyond Art, senza avere il gioco davanti, senza avere lo stream e tutto. Parlano, quindi è vero che l'hai recensito, questa è anche una prova, questo sarà anche un test per capire, esatto, se davvero avete se giocato. Se ci ricordiamo, no? Abbiamo fatto provare qualcun altro. Esatto, il titolo tra parentesi esce domani, giusto? Stanotte si sblocca? Sì. Si sblocca sì. Stanotte. Ringrazio anche. Forse è già sbloccato, lo sai, non ricordo. Il prego ricorda che è il 24, oggi, sì, siamo, no, oggi è il 23. Oggi è 22 addirittura. No, 3. Beh, su Steam c'è il conto alla. Sta in preload, ci suggeriscono dalla regia. Allora, infatti salutiamo anche Jacopo e regia, Pierpaolo aver giocato il titolo, aver fatto anche lui qualche domanda, voi che ci avete seguito, e noi ci vediamo domani, abbiamo pausa caffè alle 15 e alle 16 la super diretta con questa nuova formula di Bayonetta 2, l'esperto sono io, quindi non avremo collegamento esterno. Esatto, magari puoi stare a casa e noi ti chiamiamo. Esatto, mi chiamate ragazzi, sto a casa, è che devo stare qui in ufficio. Grazie e a domani, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. We'll be right back.